Allora qui noi abbiamo soltanto sottratto. La prima operazione del progetto è stata di portare via non so quanti camion di roba che non c'entrava più niente, una grande piastra di calcestruzzo, dei muri che separavano tutto dalla città. Era il cortile di un oratorio, oggi è di fatto una nuova piazza di Treviso. E lo spazio accanto al Teatro Sant'Anna, meglio conosciuto ora come degli Alcuni. Fino a qualche mese fa chiuso da un muro completamente cementato, ora invece è tornato verde con un'idea vera e propria di piazza. Questa appunto della nuova piazza è una bella idea, perché vuole essere una nuova piazza. Cioè qui noi abbiamo immaginato uno spazio che rompe tutte le separazioni con la città, diventa un piccolo nuovo spazio urbano. E chiamarlo piazza non mi dispiace affatto, anche se poi c'è una parte tutta a giardino che diciamo occupa quasi la metà di tutto lo spazio, ma l'insieme dell'operazione è fatta in modo tale che a me piacerebbe davvero che potesse essere chiamata una nuova piccola piazza di Santa Maria del Rovere. Una scommessa vinta da Don Adelino, il parroco, che nonostante polemiche e contrasti ora non solo consegna un nuovo spazio alla comunità, ma soprattutto un esempio pratico di come si possano ripensare i luoghi cittadini. E il pensiero va a Piazzetta Battuti in centro, dove si è giunto, o ancora a Piazza Rinaldi, dove l'ideazione dell'architetto Luciani dovrebbe ispirare l'amministrazione comunale. Abbiamo, e questo lo dico in generale, imparare a progettare per sottrazione, togliere invece che aggiungere. E nelle periferie delle nostre città le cose da togliere sono veramente molte.